Orbita attorno. Sì, faccio. Ma non ce l'ha il terzo livello. Dicevi? Madonna santa, io non mi devo più fidare di te. Puttana Eva! Dai, non posso farla così. Seriamente. Ah! Ma che sei scema? Ma che sei scema? Ah! Okay. Ah! Tanto ci muoio, io lo so. Vaffanculo! L'ho detto! Oh! 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 Ho vinto! No. Come lo fa? Oh, vabbè, Cristo! Se vuole! Ho visto qualcosa fuori da me! Ah! Che pazza! Tu madre! Ma vaffanculo! Famo scherzo. Ah! Scendi le scale. Ma ce l'avevo in faccia. Cazzo, ma dimmelo che sta per la maglia di Dio. Dice che insomma, c'è Ghost Face. Oh, Michael. Potrebbe essere, sì. E c'hai ragione. È Michael. Vedi. Oddio. Aiuto. Sono sulle scale con lui. Oddio, io scendo, io mamma! Non ti vedo, come sei? No! Cos'era? Cos'era? Ha preso sto suono! Va bene, ha preso l'aereo apposta. Oddio, che cazzo! Ma che è quello schifo immenso? Ah, ma che mi fai schifo? Ma levati per favore! Cristo, io non ho fatto un fiato! Uccido! Uccido tutti! Ma buongiorno, come la va? Come la va? Come la va? Ciao, Ganni! Hi, Ganni! Io intanto apro il gioco. Vediamo un po' che ne esce fuori da questa battaglia. Ciao Dartino! Dartino, andiamo a picchiare Jack, andiamo. Ah, ok, era già tutto preimpostato. Che brava che sono stata. Aiuto! Come stai, Dartino?
Dartino, l'hai scelto un dolcetto, allora. Io c'ho un piccolo problema con Moro stasera, niente live, perché c'ho Moro influenzato. Si fa first try. Beh, io non ci crederei più di tanto. Non mostrare più. Lo so che ci stanno i DLC, però non mi mostrare cosa. Parlo per Jack, giustamente. Dai, Resident Evil 7. Continua. Dai, sono pronta, sono carica. Aspetta un attimo. Ah, oh, che bello, il cuscino dietro la schiena. Oh. Continuiamo. Ma mi pare che... Dov'è? Io metterei un 9. Così, tanto per... già va meglio. Andiamo, va. Siamo pronti per farci picchiare? Dai. Sai che non mi ricordo come devo fare? Cioè, io l'ho vista un sacco di volte sta boss fight, però non mi ricordo. Abbiamo cartucce. Senti, a sto punto, ma visto che non c'è sta Giacchino in giro, andiamo a vedere la cassetta prima. Io sto bene. Io sto benissimo. Andiamoci a vedere la cassetta. Visto che non c'è già... Ah! Che paura però. Ma tutto sto giro ho fatto. Nandagino! Andiamoci a vedere la cassetta. Ciao Anto! Ciao Nandagino! Io comunque tutto bene, sono pronta per farmi picchiare da Papino. Papino cattivello. Datemi un secondo che c'è un Moro che sta male. Qualcuno ha un manuale su come... Aspettate un attimo. Benvenuta nel mio mondo. E niente. Ciao Corvo! Ma si farà l'obiettivo di stream della cassetta? Cioè? Qual è l'obiettivo di stream? Aspetta, dimmelo, dimmelo. Comunque non ho niente dolcino, però stavo guardando altre cose da aggiungere nella lista da comprare. Ieri guardavo i costi del pullman usati. Cosa? Dei pullman usati? Ma in che senso? Aspetta però. Se tu prendi un pullman, lo puoi far diventare una sorta di... super camper, se lo aggiusti bene, se lo restauri. Oppure lo fai diventare tipo un... sì, una sorta di camper però fermo. Lo sai che non è una brutta idea, Dartino? Senza farsi vedere da Margherita. No, Margherita no, Margherita San Giardino. Va a rompere le palle alla figlia, noi ci andiamo a vedere la cassetta. Ok, la cassetta mia. Mia Winters, vecchia casa. Ethan, please watch this. Ok. Ethan, se trovi il video, so che non puoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Vero, ma vero Anto. Ci tengo a dirti che quella non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che devi sapere. Eccoti qui. C'è no, Margherita! Preoccupare, signorina. Margherita, vai via! Non posso lasciare che mi catturi di nuovo. Questa viene di qua. Addio. No, le bambole, dai. Faccio un micro appartamento da piazzare fisso da qualche parte. Il fatto che non sto in Italia, se ci sia qualcuno per questi lavori. Allora, io so che in Toscana c'è una cosa del genere. C'è proprio un posto che ti fanno usare tipo un vecchio scuolabus, quello americano, come camera da letto. È una sorta di camping invece dei container ci usano i vecchi pullman, i vecchi scuolabus americani, eccetera eccetera. Quindi dovresti rivolgerti a loro, perché sicuramente qualcosina sanno fare, però mi sa che ti costa un fottio. Oh, Margherita, che cacchio fai, Margherita?
No, no, che chiudi, è scemo. Oddio, sto effetto VHS però fastidioso. Sì, mammina. Ma tu scherzi, vero? Oh, dove è andata la pupa? No, 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 non mi dire che dobbiamo rifare una sessione di Hide and Seek, no. Ciao Polinis! Ciao Polinis. Stanca e stufa delle tue stronzate, ragazzi. Che cazzo faccio io? Dove ne vado? Devo nascondermi. Stai facendo soffrire così. No. Ma tu stai scherzando male. Meritarmi tutto questo. Offrirti del cibo e un tetto. Dio, 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 questa mi vede, questa mi vede. Non riesco proprio a capirti. Proprio per niente. Questo è un dono. Sì, sì, è un dono. Come ne vado, eh? Ciao, tienitelo il dono. Come state comunque, ragazzi? Oh, Dio, no! Questa casa ha visto più di quanto tu possa immaginare. Aha. Non riesci a capire. O forse non te ne importa assolutamente. Via, mi nascondo qua dietro. Non lo so, ragazzi, io non mi fido di questa donna qui. Tutto bene, sono un po' un caga. Davvero, Corvo? Ma io ci voglio andare. Basta, ho deciso, andrò a fare tipo il lavoro di Niccolò Baleni, Human Safari. Vado in giro, provo tutti sti alberghi strani, tutti sti posti strani. Voglio fare... Ecco, quello sarebbe il lavoro della vita per me. Cacchio, quanta invidia. A me piacerebbe tanto fare un lavoro del genere. Stare sempre in giro, ogni tanto tornare a casa e poi andarmene di nuovo. Oddio, 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 questa... Guarda, mi vedrà. Ok, ho fatto bene a nascondermi di qua. Ma Margherita mo rimane lì? Io ci ho dato un'occhiata perché con il club di Softail incominciamo a essere diverse persone. Domenica ha raduno sarà più di 25 persone. Sono nel nostro club. Al posto di fare 5 macchine si fa direttamente un pullman. Non sarebbe male, sai? È comodo. In Giappone negli hotel capsula. No, quelli sono claustrofobici. Poi i miei piccoli e fertilizzerò il giardino con ciò che resta. Madonna, quanto mi fa inquietudine. Ho cominciato la serie di Jeff Dahmer. Dahmer, quello lì. Mi fa venire un'ansia sta cosa. Ti offriamo ospitalità. Sono cristofobici. E tu invece cosa fai? Dovrò fare qualcosa io. Ma se ne va? Ok, lo posso fare senza che questa me mena? Ah, un ragno. Ok, mo come cacchio lo metto il ragno, scusa. Come lo faccio? Oh. Aspetta. Ce l'ho riuscita. No, oddio, aspetta. Ok, questo è difficile. Vedi, riesco a farlo così. Se riuscissi a spostarlo un minimo. Ah! Aspetta. No, non annullo perché sennò c'è Margherita a giro, quella mi mena.
Cioè, vedi così. O Jeff Dahmer li trovi su Twitch a trollarti, no? No, perché l'ho iniziata oggi come serie. Parlava del fatto che c'era sto tizio che c'aveva tipo 200.000 cadaveri dentro casa. Ed era un appartamentino. Dice che i vicini sentivano una puzza tremenda. E lui si inventava la scusa. Sai, mi piace cucinare braciole, però quando ho messo la carne nel freezer, ops, non ho messo la spina, quindi è andata tutta male. Invece questo c'aveva i cadaveri dentro casa. Perché era squilibrato e si vedeva da lontano un chilometro, eh? Cioè, un chilometro è poco. Facciamo 100 chilometri. Però vabbè. Era veramente particolare. Ma è morto Jeff Dahmer? O che me lo chiede, è morto? È un disagiato. Cioè, comunque non sta benissimo di testa. Ragazzi, non so come fa. Non so come fare. Ecco. Scusate un attimo, muto il microfono intanto che cerco di far sto ragno. Niente. Ah, comunque, ragazzi, come avete notato, ho tolto un attimo i redeem fino a che non sistemo la questione di Lioran. Ragazzi, non so come fa. È morto da un ben po'? Non dico come perché potrebbe apparire nella serie TV, non voglio fare eventuali spoiler. Ok. Però vabbè, l'importante è che comunque non nuoce più a nessuno. Cioè, a me dispiace dirlo perché comunque era una persona, ma non era una persona proprio... Ce l'ho quasi... Non è una persona propriamente sana di mente che dici non fa male a nessuno. No, 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 quello ammazza la gente. Per il puro gusto di farlo. Quelle sono persone pericolose. Ledina. Nori. Lo sai che io TVB, vero? Nori, ma come l'ha giusto il transmitter? Ma Nori, come l'hai fatto tu questo? Io non ci riesco. Sto cazzo di ragno. Lo vedi? Ci sono quasi! Aspetta però... Vaffancina. No, non ho aggiornato niente io! Ho saltato pure la versione! Vabbè, sì, quelli sì! Aspetta. Oddio, Margherita, sono arrabbiata! Va bene. Cioè, non ho aggiornato niente, ho visto che era uscito l'aggiornamento 28.2 e ho detto, vabbè, salta versione. Il WebSocket è stato il 4.9.1. Non è che c'è tante volte il WebSocket nuovo? Ma non credo. Ciao, Gomboncini! Cioè, non penso che sia uscito il 5, perché comunque OBS e Twitch si collegano. È solo il transmitter di Lioran che non si collega. Vuole che diventiamo una famiglia, dai. No, no, guarda, grazie, come se avessi accettato. Tu, no, tu, mamma. Tutto ciò che devi fare è accettare il suo cazzo di dono. Mamma, non ti arrabbia. No, non l'ho spostata. Niente. No, non è che mi serve WebSocket, mi serve il transmitter. Ho cercato di mettere un nuovo transmitter, nel senso che dice vuoi usare un nuovo transmitter? Ho fatto va bene, sì. Ma era sempre lo stesso. Ho rifatto il pannello, non va. Non si sa perché, non va. Ma forse è lì ora che sta aggiornata, non lo so. Ti adoro. Vuole che diventiamo una famiglia. Ma guarda come se avessi accettato. Tu, tutto ciò che devi fare è accettare il suo cazzo di dono! Margherita, stai calma! No, è Lioran 2! Mm.
Cioè, si collega tutto tranne trasmitter. Ti amiamo. Perché non lo vuoi capire? Ma che concezione strana che c'hanno questi dell'amore. Unisciti a noi. Eh sì, questo da mo come sono due. Questo è l'incarnazione del suo dono. Ma tu sei troppo stupida per capirlo. Sì, credi sì. Che la piccola Ivy possa sopportare queste stronzate per sempre? Ma Margherita, che devi fare? O cammini o stai lì? Ma abbastanza di questi stupidi giochetti, mi hai sentito? Mi hai sentito? Mi hai sentito? Calma, Margherita. Ma secondo me devo aggiornare il 2. Però sti giorni non ci ho avuto tempo manco di fiatà. Oddio, fattene via, Margherita. Ciao, Margherita. Ciao, Margherita. Addio! No, 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 no! Non provare a scaricare la tua bella fetta di colpa! Non puoi fuggire da lì, signorina! Vaffanculo, Margherita. Comunque per il resto voi che dite, come state? Ah! Ma rinchiuso qui. Questa è mia con Eve. Perché mi viene a chiamarla Evelyn poi? No dai. Pupazza tu sorella! Ma tu sei scema! No 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 no! Ma che tutto schermo così? Siamo matti! No, dai, Margherita, tutto schermo così? No, ve prego. Fatto, mia? Che ti hanno fatto? Niente. Sposa quel delinquente pezzo di merda che abbiamo preso dal salone dell'area di trattamento, ok? Ah, vedi che c'era! Me lo ricordavo che c'era una porta scoppione da ste parti. Ok, che mi dai? Munizioni, fanno sempre comodo, un fluido. Ne ho abbastanza di inseguire questi pezzi di merda per il giardino. Nascondi le sculture a forma di teste di cane, così i nostri ospiti non potranno più uscire di casa. Ho già pensato dove l'orologio, appendolo nel soggiorno, il libro nell'area ricreativa, la stanza delle dissezioni del seminterrato. Il problema è che quella lì, l'ultima... Se l'è presa Jack, adesso dobbiamo picchiare Jack. Oh, il fucile rotto, così prendiamo il fucile, così picchiamo Jack. Gentile signora Baker, come si sente ultimamente? È passato ormai molto tempo dal suo ultimo controllo. Le scrivo per informarla che ho appena terminato di esaminare le sue lastre. Le ombre presenti nell'area del cranio sembrano essere colonie fungine, quasi sicuramente correlate alla muffa. Le allucinazioni e i suoni di cui mi ha parlato potrebbero dipendere da queste informazioni. Se la sintomatologia da lei descritta è causata da un parassita fungino, questo deve essere rimosso immediatamente. Non intendo allarmarla, ma sono preoccupato seriamente per la sua salute. La invito a recarsi in ospedale non appena avrà letto questa lettera. In quanto suo medico, le consiglio vivamente di effettuare ulteriori accertamenti. Crawford Lang, Dalby General Hospital. Ok. Chi mi dai? Niente. Abbiamo preso tutto. Abbiamo preso tutto. Andiamo. La cassetta non ce l'ho più. Sì, la vado a posare. Pensa in VR. Ma che stiamo scherzando? Io penso che in VR morivo di infarto. Non fa scherzi, Margherita. No, ho sbagliato camera, scusi. Io ho una paura immensa di Margherita. Non tanto di Jack, ma di Margherita. Che Margherita passa attraverso i cunicoli a quanto pare. Andiamo. Aspetta, c'ho lo spazio. Non c'ho lo spazio. Ah sì, invece sì. Allora, no, non ce l'ho lo spazio. Che dico? Vabbè, già che sta di sotto, non penso che me lo trovo qui. Ciao Paul, come stai? Allora, direi di posare questo.
I put a spell on you. Ma grazie Antonio, grazie mille per il follow. And now you're mine. Per il momento lo mettiamo qui. No, vabbè. No, 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 no. Anzi, ce le portiamo dietro queste. Benvenuto Antonio. Come stai, Paul? I put a spell on you and now you're mine. Ciao Antonio. Tutto bene, ok, perfetto. Ragazzi, fate la ruotina, mi raccomando. Grazie Paolinis. E adesso ci mettiamo quello rotto. Quello tutto rotto. Così ci liberano. Io direi di andare di là, andare a salvare. Spero che non si senta il casino di là, ma sono appena tornati i miei, quindi devono mangiare. Mio papà vede la televisione come se fosse al cinema, quindi spero che non si sentano robe, spero che non si mettano a urlare. Ma non dovrebbe sentirsi molto. Se si sente, vabbè, tanto mo c'è Jack che farà casino. Quindi GG. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. E tutti noi andiamo, andiamo. Oh. Tanto muori ciccia fuori uno di questi. E come ti sbagli? Quindi la guarda sentendosi davanti agli altri e tossendo. Sedendosi davanti agli altri e tossendo. Può essere. A parte che io sto aspettando un pacchetto per oggi. Mi sono comprata i trucchi nuovi perché ce n'avevo bisogno. Ma vorrei metterlo in un certo modo. Questo però mi sa che non si può fare. No, che fai? Oh, scema. Non so se è bene caricare il fucile e picchiarlo col fucile, perché tanto so che non devo usare il fucile. So benissimo che dovrei usare i sacchi. Sapete che non mi ricordo dove devo andare? Giù di sotto, eh? No, di qua. Non mi ricordo. No, non era di qua. Non mi ricordo dove devo andare, però vabbè, sono dettagli. Alla fine troveremo la nostra strada. Ah. Guardalo, guardalo come ciccia fuori adesso uno di questi. Addio! Mamma mia, mi ha fatto il pelo! Perché ho sbagliato strada. Fatemi vedere. Ma qui c'è questo. Sì, qui c'è una porta da aprire. Qua ci sono le porte da aprire, qua c'è questo. E poi facendo spazio li pari i colpi. Vabbè, quello sì, è vero. Ma dite che ce la faremo così? Secondo me no. Secondo me ci dovremo provare più volte. Ah, c'è un fluido. Oh, seriamente paura. Non era di qua. Chiusa dall'altro lato, quindi è di qua. Mi devo ricordare la strada, scusate. Io prendo e me ne vado. Ah! Ah! Apri! Me ne vado, eh. Ciao. Eccoci, ci siamo. Poveraccio. È il poliziotto? È il poliziotto, sì. Un altro fluido. Non lo prenderei per ora, vabbè. No, non lo prendo per ora.
andiamo. Ho un po' di paura. Sinceramente non è che sono tanto contenta di fare a botte con Jack, eh? Non so voi. Qua c'è la chiave serpente. Ecco, facciamo questo. Liquidino! In sottofondo nel bus cat... In sottofondo nel bus, cosa? Non ho capito. Ah, stai tornando a casa. Liquidino. Liquidino, devo picchiare Jack. Non sono contenta di ciò. Perché Jack mi picchia. Dai, eccola la testa di cane rossa. Oh Gesù. Andiamo. Ciao papino, ti sei mancato, sai? Papino, non ti arrabbiare, non papino. Non riuscirai a cavartela. Vieni. Scherzavo davvero. Ciao Luigi. Ciao Luigi, aiuto. Luigi, aiuto, 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 aiuto. Ma dite che gli dovrò sparare. Certo, questo, questo mi picchia. Minchia, che capocciata. Addio. Vieni. No! Corvo! Jack, scherzavo io, eh! Jack, guarda che stiamo giocando, è un gioco! Papino! Oh, ho sbagliato totalmente mira. Ti prego papà, non... No, non ti arrabbiare. Ma come cazzo ho fatto a fiamme? Dai. No, ho sbagliato tutto, devo ricominciare. Basta. Ma scherzi? Ma neanche un... Ma quale figo! Giochiamo. Stronzo. Papà. Ops. Niente. Ho sbagliato. Ops. Ok, però dai, ho capito. Ho capito, dai. Fammi entrare. No, qua c'è il fluido. Vado giù a prendere la polvere da sparo. Devi fare le sei con le parti invertite, mi raccomando. Ma tu scherzi, ma lo facciamo insieme se lo devo fare, lo sai? Benissimo, l'avatar con il cappello a zucca, grazie, l'ho fatto io. Cioè, l'avatar, la base dell'avatar, no. Però il costumino sì. Poi le dite, ma quante pubblicità hai messa in un sub? Io l'ho dovuto mettere 3 minuti.
È per gli incentivi. E Twitch, le urla di Rubber Luffy, ci sono 3 minuti per ora, nel senso, non 3 minuti per pubblicità, non scherziamo. Twitch fa come gli pare, sì, esatto. No, con Moro deve guastare appieno tutte le 6. Ma la, stai buono che Moro sta male oggi, niente le 6. Mi ha detto, c'ho i sintomi della febbre, c'ho la nausea, c'ho il mal di pancia. Tutto va bene, rimane a casa, oggi niente le 6. Poverino, poverino. Lo so, Luigi. Ti aggonboncini. Ah! Pure i virus boicotta. Chi è papà? Dai, giochiamo a Rocky nel negozio dei poli, nella macelleria dei poli, nel mattatoio. Papà, io scherzavo, guarda, non volevo. Vieni. Tiè, beccate questo. Mi diverto. No, madonna di Dio. Vabbè, te sghembo sto coso. Scusa, figliolo, tutto a posto? Una cifra. Va a giocare. Oh, papà, scherzavo io. Ti giuro che scherzavo. Vattene. Mi piace. Ma piace? Come sei fatto te? Ma che senso? Papino, scherzavo io! Mamma mia, l'ho preso pelo. Ha posato. Figo, ma neanche un po'. Figo. Che sto facendo però? Pazzo. Ti ha detto che non questi giochi con me non li difendo. Aiuto. Chi è? Beccate questo. Se t'ha fatto! Ah! Ecco fatto! Ah!
sbagliato tantissimo. Ah! Ma mo come lo meno io questo? Ma ha rotto i sacchi! Ci aiuto! Ma tu scherzi? Dai, attacca! Attacca la colonna, bravo! Vieni papino. Oh, che vuoi? Su. Bravo. Così te voglio, così, bravo! Dai, è su! Ah. Ah. Mamma mia, quanto sei bravo! No, papà! Le prendo, mi fai una ricca. Mo le prendo! Mo le prendo tantissimo! Oddio, ma come cazzo faccio? Jack! Che morirai! Vaffanculo, Jack! GG! Oh! Ma dove vai? Ha fatto boom! Ma il cane? Ah sì, ce l'ho! Ok, GG! Con gli occhiali ad amanti, infatti. Madonna, la motosega di Miracle Blade. Oddio, vabbè, addio. Addio motosega. Non c'è niente qui che devo prendere. E resta morto. Allora stai fresco. Ah, c'era una cura qui, non lo sapevo. Vabbè, meglio. Abbiamo trovato una cura. Comunque, come state ragazzi? Scusate a chi è arrivato adesso che non l'ho notato perché stavo tutta presa da Jack. Mi stava corteggiando. Male male, ma mi stava corteggiando. Ora salva però. Sì, assolutamente, ma prima prendo questo. Ragazzi, fate la routine, mi raccomando. Dobbiamo essere almeno in 10, poi... Ah, oddio. Oggi si fa live lunga, eh. Oggi si fa live lunga.
Mi ha conquistata, Jack, sì. Più che altro è papino. È un papino molto arrabbiato, però. No. Ma devo passare per forzare qua. Io vado. Addio. Ti prego. Ti prego, fa che non ci stanno. Non mi fermerò. Dov'è? Di qua. No. Ho sbagliato. Ma perché mi perdo sempre qua io? Ah, sì, di qua. Ok. Ok. Non totalmente. Non totalmente li guidino. So chi è la vecchia. So abbastanza cose. Il fucile per ora non me lo porto, c'ho paura di sprecare colpi. Tanto ci abbiamo abbastanza robe. Sapevo di questa boss fight. So di quella con Margherita, che nel suo intimo non c'ha Chilli. Però per tutto il resto non so niente. Andiamo a mettere questa testa di cagnolino, va. Così andiamo fuori. Di qua. Dai, fammi uscire. Fammi uscire. Ok. Ti ho già detto che la vecchia è gombone. Niente. Non dovevi dirlo, liquidino. Non dovevi. Ora lo sanno tutti. Ecco perché è andato via prima. Vabbè, però devo dire che è stata buona come cosa. Nel senso, al secondo tentativo ci sono riuscita. In genere ci metto molto di più coi boss. Però sono stata brava, mi sono ricordata come si faceva, perché l'avevo vista un sacco di volte come boss fight. Che cos'è sta roba? Ok, non c'ho niente per il momento. Controllo robe. È chiusa dall'altro lato, va bene. Qua era andata Margherita, io me lo ricordo. Quando stavamo sul balconcino di sopra. Ah, qua è dove c'era Mia che scappava da Margherita, ok, sì. Ecco. Quella con Margherita è un po' una rottura. Ma più che altro fa schifo quella con Margherita. Sinceramente, Margherita è un pochino... come dire... non pulitissima, c'è un po' di vermetti. Oh, che bello. Vabbè. Noi salviamo un'altra volta, perché tanto salvare non ci dà problemi, anzi. Allora, qui c'è una pistola rotta. Però a quanto ho capito, Dartino mi ha detto che se trovo dei kit la posso aggiustare. Riparata con i kit di riparazione, ok. Allora, per il momento mettiamo questo qua. I proiettili me li porto. Ah, qua ci sono le gabbie. Steroidi aumentano la salute massima. Stabilizzatore aumenta la velocità di ricarica. Il che non sarebbe male. Mi sento sempre più strana. Presto diventerà come mamma e papà. La colpa è di lei. Forse dovrei fuggire? No, non posso. Se lei lo scoprisse sarebbe la fine per me. Quella donna che hanno portato qui, Mia, se sa qualcosa. Se solo avessi il siero potrei curarmi. Devo scoprire di più. Ecco, un'altra cosa a proposito del siero. Io so che a seconda di chi a chi dà il siero c'è un finale. E io so chi darlo per fare, diciamo, il finale più longevo. Perché sennò il gioco finisce prima, per quel che mi ricordo. Quindi so chi darlo. Anche se non sono troppo propensa, eh. It's too late for them. È troppo tardi per loro. Questo che cos'è? L'inculo esagerato e grande potere d'arresto. Non volevo fare questo. Non c'ho cassette. Almeno non ne vedo. Almeno so dove andare a vedere le cassette. Non ce lo dicono. No, aspetta.
però non c'è qualcosa per aumentare l'inventario? Ma Ethan sei uno zozzone, è un reggiseno, ma ti vai a studiare un reggiseno, sporcaccione. Non c'è qualcosa per aumentare l'inventario? Rimarrà sempre così? No, vedi che ci stanno questi. Come si aumenta? Ciao Mattia! Ciao Mattia! Con le monetine si aumenta l'inventario, no? Che sennò mi aumenta un po' la salute. Che non sarebbe male, ma più che altro no, la velocità anche. La velocità farebbe comodo. No, il 6 è in pausa. Però siccome voglio fare il DLC di Resident Evil 8, il Day 1, allora stiamo andando... Cioè, abbiamo cominciato il 7. Ciao Artorias! Ciao caro! Uncharted. Arrivo Horizon Forbidden West su PC. Che bello! Così ce lo giochiamo. Ragazzi, ma qualcuno mi risponde. Come si aumenta l'inventario? Perché io mi ricordo che c'erano più gabbie comunque. Io me lo ricordo. Anche se sta pistoletta è buona, secondo me. Rincuolo esagerato e grande potenza del resto. Vabbè, sentite, io lo poso. Facciamo così, poso la monetina. Ma grazie mille, JM8501. Di averlo usato piccolo fino alla fine. Io non ricordo, l'ho solo visto da Nora. Ok, nessuno sa come si amplia l'inventario. Meno male, non sono sola. Vabbè, andiamo. Vediamo se ci sta scritto qualcosa. GHDFCB. Niente. Ok, non c'è la T perché... Ah no, aspetta. No, non c'è la T, quindi non sono tutte le sigle dei vari virus. C'è la C, c'è la G. Se c'era la T, c'era pure il Tyrant. Vabbè, andiamo. Ma che devo fare? Mi chiamano al telefono. Potenziamenti nascosti. Perfetto. Sei il primo a essere arrivato così lontano. Allora cosa vuoi Tranquillo, che faccia? Tranquillo, Paulinis. Mi potrebbe far uscire da qui? Sì, Ethan, stammi a sentire. Ah, io ok, grazie Mattia. Siamo tutti contaminati. Non posso andarmene via se prima non me ne libero. E vale anche per Mia. C'è un modo per farlo. Ci serve il siero. Dovrebbe espellere questa cosa dal corpo. Sempre che non sia già troppo tardi. Bene. Quindi dov'è? Se sapessi dov'è l'avrei già preso da molto tempo. Magari, Mattia, grazie. Credo che mia madre ne abbia nascosto un po' da qualche parte nella vecchia casa. Beh, ma se lo troviamo, salverò Mia e ce ne andremo, no? Sì, così me ne andrò. La vecchia casa è alla palude, non puoi sbagliare. Ok. Ok. Fa solo attenzione a mia madre. Tua madre? Sta attento. È squilibrato. Stai solo attento a mia madre, stai attento. È squilibrato. Lo sappiamo! Margherita è squilibrata. Non c'è nient'altro qui, vero? Ok. Stavo dicendo. Nel corso della storia di Resident Evil 7 è possibile recuperare dei potenziamenti che consentono di aumentare gli spazi disponibili nell'inventario in modo da poter trasportare un maggior numero di oggetti. Questi vengono rappresentati sotto forma di zaini. Ok. Ah, comunque, volevo dire... Ecco, qua c'è la polvere da sparo che potrei anche andare a posare. Volevo dirvi ragazzi, ma scusate un attimo, se per i parassiti bastava un'erbetta in Resident Evil 3, addirittura il siero c'è bisogno della muffa, però la muffa in teoria, sapendo com'è la storia di Village, c'era da molto prima dei virus, anzi sono diciamo parte dei virus progenitori se non mi ricordo male, o mi ricordo male io, che è molto probabile che mi ricordo male. Ecco, nella vecchia casa c'è il primo potenziamento dell'inventario, nella vecchia casa... Ma quella casa o quell'altra? Quella dove dobbiamo andare? Gli integratori che fanno? Quelle che influenzano il sistema nervoso non possono essere usate da sole, devi prima trasformarle in medicina. Ok, so, i psicotropi là. Controlliamo bene qua intorno se c'è qualcosa che possiamo prendere. Un puttino!
Vedi? C'è la roba. Basta esplorare un pochino. La vecchia casa non ho ben capito. La vecchia casa dovrebbe essere quella dopo il ponte. Perfetto, andiamo lì. Eh sì, perché la cassetta si chiama Mia Old House. Questi rumori tipo draghi dei videogiochi dei medievi, tipo, mi fanno strano. Ehi, basta. Andiamo. Aspetta. Si sa mai, adesso che abbiamo sistemato tutto. Quindi in teoria possiamo anche prendere le altre monetine. E... com'è sta pistola secondo voi? Grande potere d'arresto. Però in teoria potrebbe essere la pistola che abbiamo trovato. Se troviamo un kit di... come si dice? Un kit di riparazione. Abbiamo 6 monete. Al che potremmo fare? O un potenziamento per la salute, o uno della velocità di ricarica. Buca molto. Vabbè, vediamo dopo. Andiamo, va. Tanto per il momento stiamo bene così. Io le monetine me le terrei. Vediamo se poi più là mettono qualche altra gabbia, ma non credo. Oh, le bamboline bastarde. Sapete che non sto più vedendo? Le bamboline quelle che muovono la capoccetta. Queste mi servono. Oh, che schifo. Sono dentro la villa. Dentro in villa le gabbie. Oh. No. No, 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 no. Ci uccidi qualcun altro. Sta zanzara maledetta. Vaffanculo. Dove c'è il tavolo rotondo? Ma serio? E non l'ho viste? Cioè, fino adesso non ho visto le gabbie. Da giù mangi, cazzo! No! Non ci sono gabbie. Corvo, che fai? Mi prendi in giro? Forse più là. Boh. Vabbè, vedremo. Ah, io mi porterei il coltellino, perché tanto ho capito che con le pistole non riesco a mirarle. Con il coltellino magari gli faccio più male le moschine. Ho visto che ce ne stanno tante. Guarda, guarda. Tutto spiaccicato. Questa cosa mi ricorda molto l'isola dei suicidi in Giappone. Arrivo. Non puoi fare niente, non volare. T'ammazzo prima che voli. Da qui ci si può andare. Voglio andare a vedere se qualcosa di qua c'è. Ad esempio. Ships upstairs. Don't go up. Ok, lei sta sul piano di sopra, non c'è andare. Qui non ci posso passare sicuramente, ci stanno tutte quelle bestie. Oh, madonna mia. E come faccio a passare, scusa? Non vi faccio... oh, no, no. Me ne vado. Come faccio a passare con quelli, scusa, eh? Ha! Ha ha! Che ho preso? Oh, 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 scherzavo, scherzavo!
ragione. Sembra essere una scheda per assemblare una sorta di lanciafiamme. Ok, quello l'abbiamo visto, che stava nella stanzetta, nel balconcino della cassetta di Mia. Cos'è sta roba? Combustibile solido, una sostanza solida infiammabile che brucia violentemente se accesa, non può essere utilizzato da solo. E ok. Io di qui non ci posso passare, perché mi ricordo che era di là. No. E dai! Mappa vecchia casa. Ok, non mi ci posso avvicinare quindi là, eh. No, arrivano e mi picchiano. No, non è di qua, è di qua. Ok, sì, è di qua. Niente. Stava qui, oh. Le cartucce, vabbè, fanno comodo. Però stava qui. Cacchio. Eccolo. Aspetta, però. Forse posso già unirlo. È un bel problema. Uno zaino! Uno zaino! Ah, che bello! Salva. Aspetta. Questo lo posiamo. Questo pure. Vabbè, il combustibile me lo terrei se ci serve. Fate la routine, ragazzi. C'è solo questo? Non mi ricordo se ho salvato. Lo rifatto. Ah, ok. Sì. Non mi ricordo se avevo salvato. Pensa come sto. Yeah. Sì, avevo salvato. E adesso? Sembra che possa essere combinato con qualcos'altro, ma con cosa? Se non è con quello... Allora, qua c'era la porta. Il quadro di una farfalla intrappolata nella tela. La targhetta recita il velenoso predatore. Non ce l'abbiamo. Vabbè, andiamo a vedere di là. No! No! Infamio. Combustibile solido. Capito spessissimo anche a me. Salvo dopo 10 secondi mi sono dimenticato se l'ho fatto oppure no. Ma in genere ti giuro, mi ricordo che salvo. Se no salvo 200.000 volte. Intanto mi capita quando sono distratta da qualcosa. Ok, qua c'è un qualcosa. No. Siete cattivi e puzzolenti. Forse di qua. Che cazzo? Piesta. Oh, muori. Tanti percorsi. Un grimaldello, questo ci fa comodo. Psicostimolanti, che io penso che non userò mai. Di là non ci vado perché c'è quello. Vediamo se... Vediamo che c'è di qua. Una soluzione medica, fa comodo. Tanto comodo. Dove vado? Solo quello, eh. Ok, qua c'è questo. Oh, il beccuccio bruciatore. Va bene.
Ok, adesso si può utilizzare. Andiamo, va. Ma posso bruciare tutto? Vabbè, non lo so. Via. Fluido chimico forte, fluido chimico. Alla fine pensavano accendere una bomboletta. Ma te pare che la fanno così facile? Aspetta. Vado a posare le robe. Questo me lo tengo. Mi salvo sempre, mi interessa. Perché qua si muore facile. Questo è uno sbaglio e mi ammazza. Allora, io tornerei però un attimo indietro, invece di andare subito avanti, no? Voglio andare a vedere che c'è dall'altra parte del ponte. Intanto vedi che c'è questo. Ecco. Brucia. Muori. Oh, così si fa. Qua non c'è niente. Madonna mia, però. Mi stanno facendo del male. Questo volevo fare. Basta, ma non lo sei stato. Ah! Sono bastardi però ste gnappette. Oh oh. E adesso? Ok, forse ho capito a che serviva il combustibile. Quello solido. Lo devo mettere col fluido. Ciao Seraphol, come stai? Oddio, io caricherei sinceramente. Perché ho sprecato un sacco di cose. No. Dov'è il combustibile? Ah, ce l'ho dietro. Immaginavo. Tutto bene, tutto bene. Stiamo andando avanti con Resident Evil 7. Abbiamo picchiato male Jack. E siamo stati bravissimi al secondo tentativo. Poteva essere anche al primo tentativo, però niente, sono scarsina. Dai, basta. Basta. Ok.
dentro. Ma perché non si spaccano quei cosi? Sì, infatti. No, aspetta. Riprova. No, non mi piace che ho sprecato tutto questo carburante. Ecco, ritorniamo da qui, per favore. Andiamo. Anzi, facciamo una cosa. Mi porto un fluido dietro, va. Vero? Vero? Molto realistico, poi, fatto benissimo, eh. Sembrano quasi graffette vere. Comunque ragazzi, fate la rodina perché stasera non c'è la live. C'è Moro che è tutto influenzato, poverino. Quindi la dobbiamo fare oggi pomeriggio la rodina. Beh, sentite, io di là non ci vado perché tanto alla fine è un problema adesso qui. E va. Vaffan brodo. Ma dai. Ah, è vero. Ma spaccalo. Ciao cannone. Basta! Oh, me ne vado, eh. Il problema è che io voglio esplorare tutto il resto. Ma c'è sta questo. Overwatch 2, no? Grazie. Oh, monetina. Oh, il ragnetto! Ethan. Bussa via, Ethan. Vai via. No, 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 io non te voglio vedere a te. Ci devo parlare per forza? Ehi, dacci un taglio, Mia. Voglio delle risposte. Dacci un taglio! Lo so, è vero. Vorrei dirti tutto quanto, ma... ma io ricordo solo qualche frammento, il resto è sparito! Oh no, Lucas! Papà, zio, stop! Ti spiace se prendo la mamma in prestito per un po'? Ma che senso, papà? Su, fa qualcosa! Non stare lì impalato! Ethan, aiuto! Merda. Meno male, sei torta delle palle. Sinceramente a me quella Mia non mi piace. Non la sopportavo nemmeno nell'otto. Troppo cattiva? Troppo cattiva, me ne rendo conto. Best PG, ma chi? Mia o Lucas? No, perché Lucas sono d'accordo, Mia... Resta fuori di qui! Ciao mamma. Oh, levatevi. Avete rotto le scatole. Ah, Lucas, Lucas sono d'accordo. Vaffancina ste caspiterine di robe. Il problema è che dall'altra parte c'è Margherita, mo. Merda. Da qua ci sono arrivata e vabbè. Margherita, Margherita, tu sei tutta la mia vita, Margherita.
Non è vero. Però vabbè. Che stupida, c'ho un fluido. Usiamolo. Namo. Minamo ye. Dove ti sei cacciato? Dove sei? Mamma? Preso però. Come faccio? No ragazzi, c'è sta Margherita che mi cerca. Ragazzi, c'è sta Margherita che mi cerca. Margherita, vaffanculo. L'altra volta ragno, no. Ok. Prima di andare avanti, di fare qualsiasi cosa, intanto vorrei curarmi. Direi che sarò masterato, no? Perché mi sbagliavo prima. Nel senso, io ero convinta che lo dovessi mettere preciso. Mi scordavo che c'era il tasto conferma. Perché sono stupida. Cazzo, 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 cazzo! Ma c'era una storia simile a Blizzard e Activision comunque. Misoginia. Molestie. Non è che se la stanno passando bene tutte e due. Ah, le scolopendre, guarda, sono il male minore secondo me dentro sto gioco. Combustibile. Il corvo. Corvo, mi dai la tua chiave? E non ce l'ho. Non ce l'ho la leva. Io devo fuoco a tutto. Ciao Mauri, lascia in pace la famiglia Barilla. No, no, chi la tocca? Ragazzi, però qua c'è un problema. Perché mi fa venire qua se poi alla fine le chiavi così non ce l'ho? Devo andare sotto, giustamente, sono stupida. Ecco, qua è dove c'è la Margherita che ha fatto un frontale con Mia. Margherita, se poco poco mi rompi le palle pure a me, ti giuro che ti gonfio. Margherita, ti do una schioppettata in faccia. Oh. Ti do una schioppettata in faccia, Margherita. Margherita, vedi quello che devi fare. Ma com'è tutti questi insettini? Un bastardo? Culo! 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 Tartino! Culo! 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 Adesso ho becco, eh!
Come stai? Come stai, Artino? Artino, io me la vedo con Margherita, che è molto cattiva. Molto antipatica, soprattutto. Guarda che cade in acqua adesso. Lo sento. No. Ma che, non lo so, sarà un coltello esplosivo. No, io tutto bene, Artino. Ma che non scivolare in tulippo. Ciao, Margherita. Guarda, non ti disturbo, me ne vado. Santo Dio, che paura. No, Margherita sta da quelle parti, io che faccio adesso? Margherita mi cerca. Ma Margherita non si va a filare qua sotto. Oddio, sentila come arrabbiata. Aspetta un attimo, ma se Margherita sta lì, come faccio a tornare indietro? Senti che cacciare di insetti comunque. Margherita, Margherita, stai calma, eh? Hai fatto la spella. Maura Battista, ma grazie mille per il follow. No, io piccolo guastafeste in faccia. E niente, questa mi manda gli insettini. Merda, vieni fuori. Ma ha detto mangia merda. Cazzo sì, e meno. Voglio mostrarti una cosa. Dico benvenuto. Ti ho detto di andartene. È mia. Ma tu chi? Ma io ti do una schioppettata, Margherita. Guarda. Come faccio? Lo fa il giro? Salve, salve. No, come faccio? Devo fare il giro per forza. Il problema è che io devo andare proprio di là. Lei è di sopra, non salire, no, non ti preoccupare. Mi sta famenando dalle mosche. Comunque Amazon oggi fa ritardo. Dov'è la mia roba? Dov'è la mia palette? Prendi le spallate tipo giocatori di rugby. Guarda. Poi con quattro costellette, se ci pensa chi di chiamarti mangia merda. Che poi, diciamocelo, lei mi chiama mangia merda perché io non ho voluto mangiare il suo bellissimo pranzetto che ha preparato per me. Cioè, signora, sia un attimino più tenera. Cioè, la prego, incassi meglio il colpo. Lo senti, vado via, eh? Basta. Fanculo, Margherita. Che è, beccate questo e io mi avanti. Mamma mia, se voglio essere prepotente dentro sto gioco. Corri! Corri! Mamma mia, sì! Entra! Entra tantissimo! Ci sei pure tu? Ok. Ciao Vincenzo! Ciao, come stai? Da tanto che non ci vediamo! Non mi fa prendere la moneta, ok. Aha, un cacchio! Chiave corvo! Oh, finalmente! Ma tranquillo, tranquillo Vincenzo, per se stai bene. Chissà per quanto tempo e energia aveva speso per prepararti il pranzo. Posso capirla che si è offesa. Ho capito, D'Artino, ma l'hai visto che cos'era quel pranzetto? Poi si sa che Ethan è vegetariano. No, non è vero, però vabbè. Però effettivamente potrebbe essere vegetariano Ethan. Per quello ci vuole il lanciafiamme di De Luca. Allora, Margherita sta lì.
di lì c'è una stanzetta tanto per. Che fare? Intanto io caricherei. Non mi piace, bisogna prima assaggiare. Hai ragione. Ma sai, non è che si fidasse tanto. Ma se prendo gli psicotropi? No, per trovare gli oggetti. Via, buttiamoci. Spacca quel coso, te prego! Niente, c'è la seconda fase. Spaccalo! Oh, l'ha rotto. Dobbiamo sprecare un sacco di munizioni, però. Ethan è... Non lo dire. Non lo dire, perché non lo sappiamo che Ethan è. Però magari non tutti hanno capito. Cioè, non tutti magari hanno giocato il 7. E l'8. Perché l'8 spiega un sacco di cosine. Il cibo che si trova nelle antiche rovine romane è molto più commestibile di quello che ti offre la moglie di Jack. Blah. Cannone, è meglio che non capisci. Se non hai giocato, Ah! Aiuto, aiuto. Via. Che paura. C'è Jasperino! E l'otto soprattutto, sì, esatto. E allora che fare? Andiamo... Salve. L'otto dice tantissime cose. Spiega soprattutto una fase del 7 che era rimasta un attimo ignota. Però devo dire che il 7 lo sto giocando perché l'8 mi è piaciuto tanto. Io non, il 7 non l'ho mai giocato. Avevo giocato direttamente l'8 al day one. E devo dire che mi si... Di pazza! No, Margherita, no. Margherita, però sei una figlia di una pizzettara. Margherita, lasciami. Margherita, stai calma. Margherita, cazzo se ti gonfio. Margherita, vai via. Non si fa, mio caro. Ma non si fa che cosa? Chi è che mi ha fatto male, poi, soprattutto? Mangiare! No, pizzettara! Dove corri! Ma dai! Mi fai pena! Ma come ti faccio pena? Ora, Margherita, non è che tu puoi fare tutto sto bordello! Ma non c'è un buco, qualcosa dove filiamo? Questo è quello che ti meriti per aver ficcatasato dove non avresti dovuto! Margherita! Basta, eh! L'hai fatta proprio grossa, mi hai sentito? Proprio grossa! Solo Dio sa cosa tu e Zoe stavate confabulando! Basta, ma io volevo fare, scusa! Morirai in questo buco e vedrai che ti piacerà! Non ho capito. Mi uccide uno spot degli anelli del potere in mezzo dei youtuber famosi, ok? Mara, come ti senti? Sapete che c'è? Io ci vado a fringuello duro senza futuro. Me l'ho presa la chiave? Sì. Andiamo a fringuello duro! Senza futuro! Ciao Margherita!
Calma, eh. Ho capito che hai detto che ci vado a fringuello duro. Allora, io direi fare così. Vabbè, dai. Riproviamoci. Ti ho detto di rimanere fuori. Non è il modo del nostro universo. È il modo del metaverso. Ma io devo capire un po' come ammazzarla a lei. Con Margherita, però scusate un attimo, apro Mia che vuole entrare in stanza. Arriva. Non che mancasse l'acqua, era anche calda, fumante. Cosa? Che cosa? Ma io posso scendere? Vabbè. Mietta. Stai brava, sta bene, certo. Stai buona. Ecco, brava, mettiti sul letto, non te muove. Il gatto si chiama Mia per i nuovi arrivati. Una gattina che si chiama Mia. Zoe hai riprovato di nuovo l'intrufolato al piano di sopra, eh? Credevi che non me ne sarei accorta anche dopo quello che è successo a Evelyn. Allora si chiamava Evelyn. Continua a blaterare di quella strana medicina. E cosa credi di fare con il mio altare? Tieni alla larga quelle due dita appiccicose. Nessuno tocca il mio sacro altare. Pensi che io e tuo padre siamo degli idioti? Patetica ragazzina viziata. Vorrei che tu non fossi mai nata. Pesante. Imperdonabile. Patetica con la tua aria di superiorità che credi di poter abbandonare la nostra casa. Io penso che Margherita fosse una truzza degli anni 2000 comunque. Guarda come scrive. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te. Patetica, 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 patetica. Se mai ti becco a toccare il mio altare ti taglio quelle tettine e le servo come brasata. Aio! Aio, mi sono immaginata la scena, che brutta cosa. Aia. Mia scassacazzi, ma non rompere le scatole che tu dormi sul pavimento sabato, eh. Mia non si tocca. Ma che? Target acquired. Acquisito. Tettina al brasato, ma che razza di cucina è? Vabbè. Mandiamoci cannavacciuolo. Ah, questa deve essere una delle tante prove di riprodurre cose. Note riguardanti il siero della serie.
Ingredienti indicati: necessari sintetizzare siero, serie D, nervo encefalico, serie D, nervo periferico. Forse ci siamo. Poverino, era piccio piccio. Ma com'è che io come mi muovo c'è il telefono, squilla sempre? Allora, hai trovato il siero? Ho appena sistemato tua madre e i suoi cazzo di insetti. Cazzo di insetti. Era meglio avvisarmi. Mi dispiace tanto. Ma per il siero? E niente. Non l'ho trovato. Ma so cosa serve per crearlo. Una testa di serie D e un braccio. Siamo sicuri? Una testa? Dovrei averla da qualche parte. Ma che senso? Davvero? Una testa? Ma per il braccio non ho idee. Hai cercato dappertutto? No, non ancora. Devo controllare il piano di sopra. Ok, prova lì. Se c'è, vieni alla roulotte. Va bene. Dico... Zoe è l'unica che è rimasta con un attimo di senno rispetto ai genitori e al fratello. Forse è squilibrata pure lei, non lo sappiamo, ci stiamo fidando di una squilibrata. E la cosa non mi piace. La bambolina. La bambolina. Un pianoforte. 11 ottobre, ho uno strano fischio nelle orecchie. Alle orecchie, sono riuscita ancora a dormire da quando. E non sono riuscita ancora a dormire da quando quella ragazzina è qui. Sono d'accordo con Zoe, c'è qualcosa di strano in quella piccola, così come in quella donna che era con lei. Vedo cose, 15 ottobre, vedo cose, sento rumori, la nausea non passa. Sono andata dal dottore e mi hanno fatto una radiografia. Cosa mi sta succedendo? La piccola mi ha fatto un dono, 23 ottobre. Ottobre, ho conservato il dono della stanza segreta in fondo al piano di sopra, dove nessuno lo troverà mai. Quel braccio simboleggia la fiducia della piccola. Quel braccio ci condurrà alla felicità. E se qualcuno proverà a corrompere questa felicità, non lo lascerò vivere. Bene. Benissimo, combustibile. Non so. Non mi pare tanto una cosa sana. Comunque ragazzi, fate la ruotina. Mi raccomando, aiuto. Comunque abbiamo un sacco di porte corvo da aprire. E che ci metto? Non ci metto niente per il momento. Ok, qua non c'è niente. Moneta antica. Meno male che me ne sta accumulando in uno slot solo. La vinco io che sono malato qua. Niente. Ciao Ale. Ciao Ale, come stai? E che ci metto? Non ce l'ho. Vabbè, la dovrò andare a cercare. In teoria ci poteva andare la luce di Margherita lì, però vabbè. Tutto bene Ale, tutto bene. Gira la ruota, yeah yeah. Posso dire TBB, vinco io. Vinci tu Paolinis. Tutto è possibile perché. Bene. Guarda. Io lo sapevo che c'era la. No! Se l'è presa lei! Fiendrocchia. Aspettate un attimo, che prima di andare a litigare con lei voglio. Ecco, andiamo di qua, va? Dove ci sono le scolopendrole. Sto scervellando per una cena con uno e non so che mettermi. Ma mettiti qualcosa di semplice alla fine, perché se questo è in caso umano non te vorrei far... Anzi no, mettiti qualcosa di bello. Così almeno sei in caso umano. Che voce sensuale, vero? Per niente roca. Il gioco va benissimo. Calcola che ho appena fatto il mio primo incontro con Margherita. Immagino che adesso nel suo intimo non ci avrà cede. Perché mi ricordo di quella scena. Allora, queste le mettiamo qui. Queste pure. Una nuvola di Chanel numero 5. Quello dopo. Già mi immagino il doppiaggio. Scusa, il mostro me lo potresti fare più grrr.
Peccato le scolopendre sono la cosa minore nel tuo soggioco. Sono renderizzate pure male. Oh, c'è l'RTX acceso comunque. C'è De Piscino! C'è De Piscino, come stai? Ma non è partito il capo, ma boh. Io volevo mettermi i tacchi e mi porto al sushi favoloso. Ma anch'io voglio andare a sushi, non posso. Proprio meno mettiti i tacchi, che te frega. In primis se te devi piace te. Niente, devo andare là sotto, ragazzi, quindi andiamo. Andiamo! Niente sushi per te, andiamo a mangiare da Marione lo zozzone, va bene. Guardalo, guardalo! No, io voglio andare al pisciapiano, gioia mia. Che razza di... pazzesco. Oh, ma esiste davvero sto ristorante che si chiama pisciapiano, gioia mia? Aspettate un attimo che arriva il corriere, arrivo, Eccomi. Stasera sto leggero, mezza capra e formaggi con uova e pancetta. Dico, ma esiste davvero sto pisciapiano, gioia mia? Tutto bene, tutto bene. Datemi un secondo, voglio vedere se è tutto a posto. Ok. L'articolo è questo. Mi sono presa una palette perché devo rifarmi tutti i trucchetti. Esiste, ci andiamo? Da Marione lo zozzone poi dove? Devi mettere la musica degli unboxing. Qual è la musica degli unboxing? No, a parte che un giorno quando metterò la gamma, se mi arriva un pacchetto lo vediamo insieme. Hai voglia te? Esiste pure Marione? Andiamosela riccia. Così la finisci di che le fraschette non le conosci, non sai... Sapori romani. Niente. Scopriamo cose. Ma vuoi venire in chiamata tu? Vuoi farmi compagnia in chiamata o ti lascio lì in chat? Va bene. Sai, ti volevo sentire tutto maladiccio. Che bella. Domani mi arriva quella della Nyx, perché sono riuscita a prenderne una a pochissimo. Mazza che bella sta palette. Poi vi metto le foto nel gruppo. So che non ve ne interessa molto, perché tanto la maggior parte di voi sono maschietti. Però, vabbè, ci sono anche maschietti che si truccano, eh. Però, è proprio bella. Ale, dobbiamo andare a comprare i trucchi insieme. Va tranquillo, randagino. Ma che riprova, matta? Andiamo, Ale. Liquidino. Liquidino, gli dici a Mauro che deve venire in chiamata. Si mangia ottimamente De Pescino. Ma... se siamo fatti tutto sto giro... Per andare da Zoe, eh? Ok, io uso mascara e rossetto, no? Io uso 200.000 trucchi, adesso me ne stanno arrivando altri, me ne arrivano alcuni il 16. Perché siccome ho avuto il problema all'occhio, mi sono detta, fammi una cosa, visto che ce l'ho un po' vecchiotti,
Me li cambio tutti. Vai a chiamare la porco maiale zozzo. Ecco. Sto maleducato che non viene in chiamata con me. Vabbè, andiamo. Abbiamo quante monetine? Abbiamo 9 monetine. Non lo so se prenderla effettivamente. Questa fa male. È una magnum. Io ce l'avrei pure. Tanta velocità di ricarica non è un problema. Vieni in chiamata, ma no, lasciatela sta, lasciatela sta. Tanto ce l'abbiamo. Si sa mai. No, dai, una per una le devo mettere. Ma sei serio? Ma perché? Ecco. Famo che mettiamo il coltellino prima che mi partano altri colpi, va? Trova i beat, Moro, presto! Ok, presa. Questa per ora però la mettiamo qui. Donate al Moro, presto, presto! Così mi porta il pisciapiano gioia mia. Aspettate che li metto da qua, va. Donate al Moro, così mi porta il pisciapiano gioia mia, dai! Andiamo! Voglio le foto di quando ci andate. Ha voglia! Intanto domenica andiamo allo zoo. Donategli Windows 11! Ma io pensavo che se l'era inventato lui, invece a quanto pare esiste. Aspetta che ho visto qualcosa. Foto tesoro. Ah, giusto! È il caminetto! Il caminetto! Aspetta. Ormai vai al 12, niente. Da Marione lo zozzone qua. Ale, ma tu ci sei stata da Riccia? Che c'è la fraschetta al cazzo. Ed è tutto a forma di pene lì. In teoria dovrebbe essere qui il caminetto. Non c'è più Jack in giro, eh? No, ci deve andare! Ciao, Nicola! Niente, niente. Non lo so. Non so dov'è quel caminetto. Prima o poi lo troverò. No, non... Ah, aspetta, di qua vado a posare la foto del tesoro. Che sta vicino a un gabinetto, a quanto pare. Prima di andare lì, andiamo a vedere tutte le porte. Che io mi ricordo che dove c'era il cervo, quello intero, c'era una chiave, c'era una porta corvo. Mario Brega, sì, è vero. Mario, non rompere e togli quell'otto. Ha ragione Liquidino. Dai, non ci sono un sacco di posti così. Ti giuro, Paolini, se ti giuro. Poi adesso aprirà Mr. Dick a Roma. Che già a Milano praticamente fanno tutti i waffle a forma di pene, di vagina. Non sto scherzando. Io ci andrò insieme a Ale, l'abbiamo già detto. Sì, io e Ale ci andiamo. Combustibile. Mizzica! Mizzichicchia! Ho preso qua
Ah, cartuccio incendiario, ok. Norina! Ciao Norina! Norina, se mai scenderai a Roma, vieni con noi da Mr. Dick, che fai waffle a forma di vagine e di pene. Aspetta, io mi ricordo che c'erano tante altre porte. Vabbè, andiamo a posare questo, va. Mizzichicchia. Ma grazie, Paulinis. Pam pam. Anche gli alert sono a tema Halloween. Mi dispiace solo che non ci sono i redeem, perché avevo messo dolcetto scherzetto. Però non so che cosa è successo. Non so perché il transmitter di Lioran non funziona, quindi ho disabilitato per il momento i pulsanti, che così non sprecate i punti. E purtroppo è così. Prima con Norin abbiamo parlato qui in live, dobbiamo sentirci, quindi vediamo un po' insieme di trovare una soluzione. Dov'è? Per il momento poso pure questo. Poso tutto e via. Io mi ricordo altre porte. Farò sera anche sto mese. Yeah, no! Aspetta, aspetta. Norina! Norina, tu l'avevi trovati tutti gli zaini? No, liquidino non ce l'ho più. Vedo solamente la scritta. Ma questo è il serpente. E vabbè. Mi ricordo che c'era un'altra porta. Un'altra porta a forma di corvo. A forma di corvo, certo. Con lo stemma del corvo. Io no, non me lo voglio vedere. È un insulto a Tolkien. Potrebbe essere qui. No. Scusate, girottolo per la casa, perché comunque c'è molto loot da riacchiappare. È scaduto adesso, sì. Io non ancora. Io sinceramente non me la guardo. Perché, ok, potrebbe essere una cosa... un tributo e tutto quanto, però sinceramente Tolkien è Tolkien e non mi fido più di quelli che fanno de testa loro dopo il Trono di Spade. Resident Evil Gaiden, ma che scherzi, io lo faccio, lo faccio per la quarta volta su sto canale, no, terza volta, non quarta, terza volta su sto canale, io lo devo portare, però con le musichette. Devo trovare le musichette remixate, perché quelle mi trapano il cervello. Preparatevi che dicono tante volgarità. Solamente sì, che cosa? Ah, è nel Anelli del Potere. Devono chiamare la signora degli anelli alternativi agli Anelli del Potere. Ah, da Mr. Dick, sì. Come lo vuoi, Deve essere fatto legit. Ma lo sai che penso che non possa essere fatto legit? Secondo me non può essere fatto legit. Perché non puoi schivare i nemici. Non puoi conservarti le munizioni. O fai sempre di coltello e rischi di morire ogni volta. Oppure non lo so. E non è che puoi stare lì sempre a centellinare tutto. Andiamo a vedere dall'altra parte se trovo un'altra porta corvo. Ma non mi pare. Facciamo così, va. Prima di andare in giro. La vecchia casa. Apri la porta della vecchia casa 2F. Sconfiggi Margherita e prendi la lanterna. Trova il braccio della vecchia. La vecchia casa. No, abbiamo aperto tutto qui. C'è l'officina, però ancora non ci possiamo. Forse sì. Ma l'officina era quella con la porta chiusa dall'altro lato, quindi niente, ci tocca andare di là.
L'hai finito? L'hai fatto legit? Come ci sei riuscito? Io non ci riesco mai a battere l'ultima... l'ultima arma organica, la bioorganica. Perché ci sono due fasi. E già la prima mi toglie tutti... tutte le munizioni. La seconda proprio non ci riesco. Tum 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 tum. Calma. No, devo andare a prendere il fucile. Dove vado io così? È blu? Ma è blu! Agente separatore. Combustibile di sodio. Combustibile di sodio. No, solido. Non ce l'abbiamo. Due piantine, la cosa non è che mi piaccia. Vediamo, questo può essere combinato con alcuni oggetti per renderli riutilizzabili separandone il fluido chimico. Ok. Andiamo, va. 15 missili in testa per l'ultima fase. I missili. Dove trovate i missili? Io non mi ricordo che c'avevo i missili. Vorrei sapere che ne pensi del protagonista, di Ethan. Ma Ethan non è male come personaggio, dai. Ciao, Morri! Lanciarazzi, ti giuro non me lo ricordo dove sta. Mi ricordo il lanciagranate. Era lanciagranate, sì. Ok, sì, forse è il caso. Forse è il caso di... prendere un altro paio di fluidi. Direi di prendere anche il fucilozzo, non si sa mai. Cartucce. Vai. Andiamo. Già carico. Carico. Tutto carico. Andiamoci di prepotenza. Ce l'avevi i razzi, ma mi pare li avessi stati quasi tutti negli scontri precedenti. C'ha ragione, può essere. Lo facciamo legit. Però è un'ammazzata quel gioco. Ciao Paolino! Ethan è una bella persona, poi questo taglio di capelli e quella barba alla Chuck Norris se ne fanno un personaggio. Praticamente lì qualcuno aveva riprodotto la testa di Ethan. Cosettina caffè che mi aspettano almeno altre due orette di lavori. Dai, 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 resisti. Io odio che è lento nei movimenti, quello sì. Quello è vero, non corre. Non corre mai, st'uomo. Mi ricorda molto... come si chiama quello di Evil Within? Sebastian. No, Sebastian. Come si chiama? Mi pare Sebastian. Aspettate un attimo che devo fare la merenda, cosa dei 4. Tanto chiacchieriamo un pochino. Fate la routine, ragazzi. Che buono. Mi ha fatto proprio di sì, Ale. Qua c'è questo. Cartucce per il fucile. Ne ho fatto bene a portarcelo. RPG in real life. Ancora da pulire quelli, Morri.
scusate se sto in silenzio, ma sto mangiando, non me va. Se mi sentite smangiucchiare. Il genere che questa guirlanda ha avuto la generale idea di lavare in spazio che mi deve asciugare bene, quindi ora sono ridotta ancora peggio. Falli lavare a lui. Ah, tutto qui? Mmm, che grande Gino! Adesso vieni con me. È ora di farla finita. Questa mi sta antipatica. Come? Ma no. Scusate un attimo. Margherita senza chili. Ho capito, Mari, però così non impara mai. Andiamo. Vieni con me, è ora di farla finita. Ora vieni, vieni con me, nel suo posto d'incanto, te la brucio la patonza, tu 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 tu. Vai via! No! Questa volta non mi scappo. No, non ti preoccupare. Non c'è via d'uscita, signorina! Ma piglialo! Se te brucia. Non andata sta bruciata. Dov'è? L'ho presa nel'erbetta. Vabbè. Guarda.
brucio male. Levali con sto culo. Dov'è? Dove sei? Ah, guarda Morena, a me me ne so capitate 8 una volta. Io sto a provare a colpire, non ci riesco mica. Ah, ma guarda manco te, eh. Mica le piglio. Balorda. Ma sei andata? No. Sto arrivando. Ecco appunto. Dai, sarà infame. Che se ti zompa addosso ti fa un male cane. Balorda. Dov'è? Dov'è? Dai, non ci voglio credere. Ma non è vero! Non è vero!
Hai ancora del sangue nelle vene, eh? Ricordavo che lei non c'aveva, cioè non aveva cili nel suo intimo, però cazzarola, non so come si ammazza. Non so se lo sto a fare bene, più che altro. Ho giocato prima Village, già. Finalmente. Gigi! Era un GG first try, è vero? Non me lo ricordo. Io in genere perdo sempre. Era un first try. Le predesive? No, esce il 23. Penso di aver preso tutto qui, quindi andiamocene via. Oh! Bene, bene, ci piace. L'hai sbloccata. Ok. No, no damage no, magari. No, le gomme! Già sono usciti spoiler. Ah, ma di Village. Tu non l'hai giocato, Village. A riposo il fucile, si sa mai. Sinceramente poserei questo. Sì, poso questo perché mi voglio tenere il fucile. Lancia granate, fucile. Ah, l'hai giocato Village. Già sono usciti spoiler di... del DLC. No, dai, è impossibile. Non c'è niente. Andiamo via. Ragazzi, fate la ruotina.